Le piante non sono un semplice elemento decorativo, portano colore, certo, ma anche vitalità ed energia. Sapevi che esistono piante in grado di migliorare il flusso energetico nella tua casa? Se ti ho incuriosito, allora guarda il video di oggi. Ciao e un grande benvenuto qui nel mio canale. Mi chiamo Mattia, mi occupo di interior design e se mi segui da un po' sai bene quanto mi piacciono le piante e quanto io le consigli per migliorare il design della casa. Secondo il Feng Shui, le piante sono un elemento necessario per favorire il benessere e allontanare lo stress e la negatività, migliorando la salute e portando felicità. Le piante rafforzano soprattutto l'energia di un elemento, il legno, il quale a sua volta è portatore di energia vitale, di crescita e di vigore. Nel video di oggi, come avrai capito, si parla di piante e ti racconterò quali sono alcune tra le piante più benefiche. Ma non solo, ti svelerò anche la posizione che secondo il Feng Shui è la migliore per loro in casa. Iniziamo? Le piante aromatiche sono da sempre molto utilizzate nella medicina cinese e il nome scientifico di molte indica infatti la parola officinalis, che richiama al concetto della farmacia. Volendone citare alcune in particolare, ti parlo di basilico, salvia e rosmarino. Entrambe purificano l'aria e attirano le energie positive, favorendo il benessere fisico e mentale. Se utilizzate in cucina, hanno ottime proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antiossidanti. La posizione migliore è quella soleggiata, soprattutto se il sole è quello del mattino e quindi a est. Conosciuta anche come spatifillo, questa è una pianta davvero facile da trovare e che molti trovano elegante. È in grado di migliorare il flusso energetico purificando l'aria e neutralizzando i gas nocivi. Stimola la tranquillità e il sonno e per questo la stanza migliore è proprio la camera da letto. In ogni caso è meglio posizionarla in un'area con poco sole per farla crescere vigorosamente. Anche questa è una pianta curativa, utilizzata per produrre creme e medicinali. L'aloe vera, infatti, ha proprietà curative note. Richiede frequentemente acqua, ma assicurarsi che scarichi sempre l'eccesso. Questa pianta predilige una posizione molto luminosa, ma mai a contatto con i raggi diretti. Il gelsomino è una pianta da esterno, che offre un forte profumo in grado di alleviare la mente e favorire energia positiva. Ma non solo, secondo il Feng Shui, stimola anche lo sviluppo di nuove e buone relazioni. Ecco perché il consiglio è di portare qualche ramo di questa pianta anche all'interno, sistemandolo in un vaso d'acqua posizionato vicino ad una finestra. Il suo nome già lo anticipa. Questa pianta è considerata simbolo di prosperità e di fortuna, perché è molto flessibile ma resistente e rappresenta perciò una buona capacità di adattabilità e cambiamento. È una pianta che ha bisogno di poca manutenzione, quindi puoi tenerla in un angolo ombreggiato, lontano dalla luce solare diretta. Puoi immergere i suoi steli direttamente in pochi centimetri d'acqua, meglio se distillata, e all'interno di un vaso trasparente, in modo che le radici ricevano la luce. Questa è un'ottima pianta per il Feng Shui. La palma areca purifica l'aria, favorendo un ambiente puro e pulito. Può diventare più grande di molte altre piante d'appartamento e ha delle foglie a forma di ventaglio, di un colore verde brillante. Per stare bene ha bisogno di molta luce, però anche in questo caso mai diretta. Quindi se la posizioni vicino ad una finestra, lascia la tenda chiusa in modo che filtri la luce. Nel mio video Una casa che vive ti do molti suggerimenti per portare in casa tua energia buona. Mentre se ti interessa il Feng Shui e vuoi saperne un po' di più, trovi degli altri video nella mia playlist Benessere e Armonia. Nel frattempo, se questo video ti sta piacendo, per favore lascia un like e iscriviti al canale. Sarai per me in questo modo di grande aiuto.
si chiama albero di Giada, ma normalmente le sue dimensioni sono davvero contenute e il suo nome deriva dalla sua forma, che richiama proprio quella di un albero in miniatura. Questa pianta è una succulenta ed è conosciuta anche come pianta dei soldi, per via della forma delle sue foglie. È facile da coltivare e necessita di poche cure. Basta solo poca acqua e molta luce. Un po' come il bambù, anche il pothos dorato, secondo il Feng Shui, favorisce il flusso dell'energia positiva. È portatore di buona fortuna e ha delle eccellenti doti di depurazione dell'aria. Riesce infatti ad assorbire molta energia negativa, ma assorbe anche quella positiva. Meglio infatti cercare di posizionarlo vicino ad una porta, ad una finestra o ad un passaggio molto frequentato, ovvero in zone in cui il flusso energetico è molto abbondante. Inoltre, se appeso, facilita la propagazione delle energie aeree. Ultima, ma decisamente non ultima, ecco l'amatissima orchidea. Secondo il Feng Shui è una delle piante migliori per favorire la buona energia in casa, in quanto i suoi fiori, quando sbocciano, durano a lungo e possono essere di molte forme e dimensioni. Talvolta rilasciano anche dei profumi in grado di calmare la mente e migliorare l'umore. Il massimo dell'energia è ovviamente garantito nel momento della fioritura e proprio qui sta la parte difficile, perché far rifiorire l'orchidea e prendersi cura di lei non è proprio facile, almeno non per la maggior parte delle persone. Che la si posizioni in soggiorno o in camera da letto, è sempre necessario garantirle una buona illuminazione. Però mai esporla direttamente ai raggi del sole. Bisognerà poi garantire acqua e nutrimento a sufficienza, ma non lasciare mai che le radici rimangano immerse in acqua per troppo tempo, in quanto hanno bisogno di respirare e di godere la luce. Ecco perché i vasi di vetro trasparenti sono i migliori. Non ci sono piante sbagliate, perché se si porta in casa una pianta che piace, sicuramente migliorerà l'energia di cui si ha bisogno. Tuttavia, secondo il Feng Shui, alcune piante favoriscono il flusso di energia distruttiva. Si tratta tendenzialmente di quelle appuntite e con le spine, come ad esempio i cactus, che sono da evitare all'interno perché spezzano la circolazione dell'energia. Questo non vuol dire che non si possano tenere, bensì bisogna farlo in modo contenuto, oppure posizionarle all'esterno, in quanto diventano a questo punto delle ottime alleate per bloccare gli influssi negativi. In generale, tutte le piante in salute e amate sono in grado di restituire amore ed energia buona, e se invece sono trascurate sviluppano l'effetto contrario. Quindi prima di portarle in casa bisogna assicurarsi di avere il tempo e l'ambiente giusto per mantenerle in salute. Grazie per aver guardato questo video, spero davvero che questo argomento sia stato di tuo gradimento. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo contenuto. Ciao!